Maria Luisa Rasori che ci racconta appunto di queste opere della professoressa Bertani. Buonasera a tutti, bentrovati a questo convegno dal titolo significativo Siccità e alluvioni, due facce della stessa medaglia. Anch'io faccio parte del gruppo che sostiene la realizzazione della diga della Valdezza alla stretta di Letto e ribadisco quella da oltre 100 milioni di metri cubi più i bacini successivi. Allora, stasera apriamo questi lavori con una divagazione sul tema. Questa divagazione è scaturita da un'idea nata alcuni mesi fa dall'incontro con la pittrice Anna Bertani in occasione di una sua mostra a Reggio. In quella circostanza ho percepito immediatamente, al secondo o terzo quadro, ho percepito l'affinità del suo lavoro e del suo pensiero, espresso con un sentimento, una delicatezza che voi potete vedere, appunto l'affinità con gli obiettivi del nostro gruppo. Qual è l'obiettivo del nostro gruppo? L'acqua, ovunque, sempre l'acqua. Allora mi sono detta, ecco, un artista che propone la natura e l'uomo in un rapporto equilibrato, delicato e profondo. E se scorrerete un po' queste opere, vi renderete conto della delicatezza con cui tratta sempre tutto quello che riguarda la natura, la vita e l'acqua. Anna Bertani è nata a Reggio Emilia nel 1950. Ha trascorso la sua infanzia a Fossola di Carrara negli anni 60, però è tornata a Reggio, dove ha completato i suoi studi e ha svolto l'attività di insegnante di disegno e storia dell'arte presso l'Istituto Chierici. Sarò brevissima su tutto il suo curriculum, dirò soltanto che numerose sono le esperienze durante i suoi viaggi e i suoi studi. E le opere esposte stasera sono quasi, a parte una, sono rivolte al tema dell'acqua, che è il tema suo preferito. Sono eseguite con la tecnica d'acquarello, però lei lavora anche con l'incisione e i colori a olio. Se volete un bel quadro a olio, lei ve lo farà. Ha allestito numerose mostre personali e illustrato libri di poesie e racconti. E qui torna a mettersi in evidenza la delicatezza dell'animo di questa persona. E vi inviterei, quando, prima di uscire, di dare un'occhiata ai quadri, ma anche alle didascalie, perché ha un modo poetico di spiegare quello che rappresenta. Poi chi lo desidera potrà trovare qua, su questo tavolo, un foglio abbastanza, dove abbastanza sinteticamente c'è un curriculum della sua vita. Allora molti di voi si chiederanno: ma cosa c'entra un artista con i discorsi che dobbiamo fare stasera? Perché portare un artista stasera a introdurre un convegno che affronta un tema tecnico-scientifico di così grande rilevanza? Questo tema fu già percepito anche nel 1800, tant'è che a cavallo tra il 1860 e il 63 sono stati fatti tre progetti, i cosiddetti progetti Grisanti per la diga, rifiutati sistematicamente dal governo unitario. La famiglia Grisanti in questa impresa si rovinò, andò in declino. Quindi questo problema oggi è diventato impellente e drammatico. Quindi noi stasera ascolteremo delle relazioni tecnico-scientifiche di rilievo. Gli esperti ci forniranno dati e progetti per far fronte alla grave situazione di carenza idrica e di alluvioni, l'una e l'altra cosa, sempre più violenti. Per fare ciò
si apparranno delle competenze derivanti dallo studio e dalla ricerca e si esprimeranno in questo ambito, cioè ambito scientifico. Diversamente, gli artisti invece dispongono di grande libertà sia nel vedere la realtà che nell'interpretarla e rappresentarla. Possono permettersi di osservarla da angolature impensabili e vedere ciò che gli altri non notano e comunicare emozioni. Dunque, ecco il parallelo tra la scienza e l'arte. La scienza ti dà i dati scientifici e matematici, l'arte ti dà i dati immaginifici, ti dà l'espressione del bello e l'espressione di tutte le emozioni che fanno parte del vivere e del vivere della natura. Quindi l'arte è parallela nella sua evoluzione, l'arte è parallela a quella della scienza, decisamente quella della scienza e della tecnica. E insieme la scienza, la tecnica e l'arte hanno accompagnato l'evoluzione della nostra specie, ne sono convinta. Perché se pensiamo all'uomo primordiale, quando ancora non possedeva il linguaggio ricco e articolato che ci appartiene oggi, la lingua italiana è una lingua bellissima, è una lingua sintatticamente quasi perfetta, è una lingua ricca di sinonimi che ti danno le sfumature di tutti i significati. Bene, allora, quando invece l'uomo era ancora rozzo, aveva un linguaggio semplice, rozzo, però già cominciava a usare la mano per produrre arte, rappresentava se stesso, inteso le sue attività, rappresentava gli animali che conosceva, rappresentava vari elementi dell'ambiente. Dove li rappresentava? Cosa aveva a disposizione? La pietra delle montagne o delle caverne. Dunque, se l'arte occupa così tanto spazio nel nostro sentire, allora può avere un posto nell'accompagnare questo evento così desiderato o pensato, che è la costituzione di una diga che porti ristoro e garantisca la sopravvivenza ai nostri nipoti. Noi forse non la vedremo, anche se va bene. La sopravvivenza ai nostri nipoti in che modo? Senza offendere gli equilibri che la natura sa mantenere. La natura sa rigenerarsi, la natura ha bisogno di cure e l'uomo moderno di cura alla natura non ne dà tante, dice tante belle parole, vuole tanti alberi sommersi da erbacce, da tutto, ma quanto alla cura, insomma, il lavoro è faticoso. Quindi posso affermare, ma veramente, sentitamente, che la natura ha bisogno di cure, ma la natura saprà diventare sempre più bella e ospitale grazie proprio al lavoro dell'uomo. Chi ha parlato, oltre poi ai pittori, chi ha parlato di acqua? Beh, pensiamo a, così, ho buttato giù due poeti. Gabriele D'Annunzio, La pioggia nel pineto, per esempio, Petrarca, Chiare dolci acque, per esempio, poi ce n'è una miriade infinita. Parliamo anche di musicisti, Beethoven, le sinfonie di Beethoven sono sovrastate dagli eventi naturali, Vivaldi, Le quattro stagioni, e poi mi è venuto così di pensare alle acque che che si muovono lentamente, le acque della pianura, le acque dei fiumi della pianura, e cosa c'è di più bello del Danubio blu. Quindi nel nostro gruppo spero
vivamente che la, questa signora faccia un percorso con noi, un percorso di ricerca, un percorso di lavoro insieme. Però sono benvenuti anche i poeti e sono benvenuti anche i musicisti. Pensate, se questo è un sogno, se una volta che abbiamo la certezza di fare la diga, ma la certezza davvero, facessimo un concerto con soltanto musiche che parlano di acqua. Ecco, io ho finito e lascio la parola ai presentatori.